Ciao ragazzi, buonasera e benvenuti alla botteguccia dei sigilli dal Teo Crack Apart. Questa sera parliamo di qualcosa di veramente eccezionale che sta fra il grottesco e il mistico contemporaneamente. Chi di noi non ha mai sentito parlare di mummie, ma probabilmente non tutti avranno sentito parlare di una pratica mistica, ascetica, che porta ad automummificarsi. Questo è il percorso di quello che viene chiamato lo Soku Shimbutsu, un nome evidentemente elaborato per rappresentare in giapponese il concetto di Buddha nel proprio corpo, qualcosa che viene sostanzialmente assommato al concetto di Buddha istantaneo e che in maniera errata, ma legata a quelle che sono le origini in realtà di questa pratica mistico-ascetica, viene definita sostanzialmente una mummia vivente. Il termine di mummia vivente ovviamente non ha una vera e propria relazione corretta con quello che accade durante questo tipo di processo, ma vedremo delle relazioni con quello che è stato il fondatore, perlomeno, come dire, intellettuale di questa pratica. Ovviamente abbiamo detto la cultura della preservazione del corpo, al di là delle questioni ascetiche, è evidentemente un rito che è collegato a moltissime culture della storia umana, ma in particolare si è sviluppato nei territori della Cina e successivamente in Giappone e legata a una particolare scuola del buddismo, praticamente della scuola Vajrayana del buddismo, in particolare del buddismo Shingon, è un rituale, diciamo, mistico che porterà sostanzialmente i monaci a ottenere un'automummificazione alla fine di un percorso decisamente lungo, un percorso che pensate durerà sostanzialmente 3.000 giorni. Teoricamente oggi non è un processo ancora in opera perché teoricamente è stato vietato fin dalla seconda metà dell'Ottocento, in cui sostanzialmente sono stati vietati tutti i processi di automortificazione o i processi di quello che viene chiamato una sorta di suicidio rituale, anche in termini mistici, ma nella realtà dei fatti non si sa bene se questo processo non sia ancora in segreto portato avanti. Sicuramente di tutti i monaci che hanno tentato questa via della automummificazione, solamente 24 sono le spoglie integre che sono state trovate nell'arco del tempo e in una zona particolare e particolarmente sacra per quello che è il buddismo Shingon in Giappone, in realtà di provenienza cinese. Il percorso, che viene definito un percorso, secondo me, parzialmente erroneamente come un percorso di martirio, ha lo scopo fondamentale in termini sacri buddisti di rompere quello che è il ciclo della sofferenza, quindi di rompere quello che è il ciclo del samsara, il ciclo di morte e rinascita, che è sostanzialmente tipico di alcune delle religioni orientali, in particolare per quanto concerne il buddismo nelle sue varie forme, il giainismo e anche ovviamente l'origine induista di quelle che sono queste religioni. Addirittura l'ascetismo, da questo punto di vista, è riuscito a penetrare la filosofia occidentale, in particolare quella schopenhaueriana, ma non solo, per mostrare sostanzialmente la necessità di allontanarsi dal processo di sofferenza e di piacere e di sofferenza che è rappresentata dalla nostra incarnazione. Ora, tornando al nostro Soku Shimbutsu, che è sostanzialmente una pratica veramente unica, l'idea è quella di ottenere una illuminazione durante la propria stessa vita attraverso l'automummificazione, e tutto questo viene fatto risalire a un monaco in particolare, che è il fondatore della scuola Shingon, che proveniva in termini esoterici dalla Cina e poi si è stanziata principalmente in una zona particolare nella prefettura del Monte Koya in Giappone, laddove poi ci sono esattamente dei templi e anche delle mummie preservate in questo modo, e viene considerata praticamente una zona estremamente
estremamente sacra per quanto concerne questa branca del buddismo in particolare. Io volevo farvi vedere innanzitutto, per andare subito al centro della questione, quelli che sono alcune delle mummie che ancora oggi vengono conservate. Per esempio qua ne abbiamo una prima prova, tra l'altro vabbè, questa mummia gli è stato messo un paio di occhiali abbastanza moderni, ecco, per quelle che sono effettivamente le caratteristiche di questa procedura. Poi ce ne sono altre che sono conservate principalmente nel tempio di Dainichibo nella prefettura di Yamagata in Giappone. Adesso vi farò vedere qualche foto anche di quel tempio, che è uno dei luoghi sacri e innanzitutto il luogo sacro principalmente della scuola Shingon del buddismo Vajrayana e in Giappone. Questi sono degli esempi di mummie che sono rimaste e che hanno sostanzialmente completato questo processo, che è un processo che viene in ogni caso rispettato anche nel caso in cui non venga portato a termine in termini assoluti. Adesso vedremo questo che cosa significa. Se voleste provare a vederli, un viaggio in Giappone al tempio di Dainichibo nella prefettura appunto di Yamagata è uno dei posti fondamentali in cui andare a vedere alcune di queste mummie preservate, alcune di quelle 24 mummie che hanno sostanzialmente raggiunto con il processo il massimo della integrazione con il concetto di Buddha nel proprio stesso corpo. Ovviamente hanno l'aspetto di vere e proprie mummie, anche perché vedremo che ci sono alcune caratteristiche nel cibo che viene introdotto dai monaci durante questo processo di automummificazione e anche dell'acqua che scorre nella zona di quella che viene considerata i tre picchi del Dewa Sanzan, ovvero i tre picchi sacri della zona più sacra per quanto concerne il buddismo giapponese, che aiutano il processo di automummificazione a causa per esempio di una larga concentrazione di arsenico all'interno delle acque dei fiumi che scorrono all'interno della prefettura di Yamagata e all'interno della zona sacra del Dewa Sanzan, che viene considerata ancora oggi tra l'altro una zona estremamente importante per quanto riguarda un processo non soltanto rituale, ma semplicemente un processo di studio e di avvicinamento a quella che è la cultura buddista, tra l'altro sede di alcuni templi, sede anche di un'università relativa agli studi religiosi buddisti, quindi una zona estremamente importante, in particolare dedicata alla conservazione di questo tipo di mummie. Il processo di illuminazione e di automummificazione, quindi che terminerà con successo nel caso con quegli esempi che vi ho fatto vedere, viene appunto fatto risalire al monaco Kukai, un monaco che di origine in realtà giapponese, ma che ha vissuto e ha viaggiato largamente in Cina attorno al 774, cioè nato nel 774 e ha vissuto dal 774 all'835 d.C. e ha fondato, è il fondatore appunto della scuola Shingon, e in particolare lui si rifugerà oramai vecchissimo su quello che è il monte Koya e troverà sostanzialmente, sceglierà di partecipare a una sorta di processo di digiuno rituale assoluto che lo porterà addirittura sostanzialmente, si dice, a diventare la prima delle mummie rituali. Verrà sostanzialmente riconosciuto come un Buddha nel proprio stesso corpo, verrà ritrovato all'atto della morte con i capelli un pochettino allungati all'interno di una grotta e verrà considerato e viene considerato ancora oggi, pensate, una vera e propria mummia vivente. Da qui che viene il concetto della mummificazione vivente, che ovviamente è un modo di dire, perché sostanzialmente il grande maestro Kukai, che adesso vi faccio vedere, viene considerato praticamente una persona che non è mai morta. Questa è una rappresentazione
del maestro Kukai, poi ve n'è un'altra del maestro Kukai che viene rappresentato sostanzialmente in automummificazione, in autoisolamento per quello che è il processo di digiuno che lo porterà a diventare effettivamente una mummia vivente. Perché vivente? Perché ancora oggi il maestro Kukai, a cui si deve sostanzialmente il riferimento dell'inizio del Soku Shimbutsu, viene considerato una persona che è ancora viva e in profondissima meditazione. Questo ovviamente è un modo di dire, come si può immaginare, ma questo ha dato luogo all'inizio di questo processo che, se portato a termine con successo, troverà praticamente delle spoglie integre, e vedremo come, a causa sia della dieta, dell'eliminazione dei grassi dal corpo, che l'alimentazione, o meglio la consumazione di una serie di infusi di una pianta sostanzialmente velenosa, che avranno un particolare effetto sulle carni del monaco che si sottopone a questo processo, che, come abbiamo detto, durerà 3.000 giorni, quindi qualcosa di molto vicino a 10 anni sostanzialmente. Ovviamente veniva, a partire dal medioevo giapponese, veniva interpretato da quei monaci che erano già arrivati a una certa età, ma non necessariamente. Ne sono stati descritti centinaia di casi, con il successo appunto solamente di 24 al giorno d'oggi. Viene fatto risalire quindi al monaco Kukai, che si ritirò sul monte Koya smettendo di mangiare e di bere, e praticamente rimettendosi in questa condizione di meditazione perenne, come ancora oggi viene considerato, perché alla riapertura del sepolcro il corpo verrà trovato sostanzialmente, secondo quella che è la tradizione, in una situazione di samadhi, cioè di meditazione perenne. Divenne probabilmente la fonte principale di ispirazione. Questa tradizione poi si è sviluppata nel corso del medioevo giapponese, e i sacrifici che venivano imposti ai monaci che lo facevano erano veramente qualcosa di importante. A inizio sostanzialmente con quello che è il nyūjō, cioè il percorso rituale per diventare un Soku Shimbutsu, un Buddha nel proprio stesso corpo, il Bodhisattva, cioè colui che è sulla via dell'illuminazione, si ritira innanzitutto nei boschi, in solitudine, principalmente nelle prefetture già descritte di Yamagata, o comunque vicino a quello che era il monte in cui si era ritirato in meditazione il monaco Kukai, ovvero il monte Koya, oppure principalmente nella zona del Dewa Sanzani, delle tre picchi sacri per quanto concerne la tradizione buddista Shingon, e incomincia a seguire una dieta, una tecnicamente viene definita Mokujiki, che è una dieta estremamente stretta. Sostanzialmente incomincerà ad astenersi dal mangiare qualsiasi tipo di cereale, di carne, di pesce, di cibi preparati. Sostanzialmente la propria alimentazione per questi primi 1.000 giorni del nyūjō, del percorso, diventerà fatta di noci, bacche, resina, tutto ciò che si può naturalmente trovare nei boschi, e nulla più. Ovviamente dal punto di vista rituale questo ha un significato in termini di prova di volontà, viene ovviamente portato a termine attraverso anche una severa e importante cura del corpo e meditazione, che è volta alla ricerca dell'illuminazione, ma ovviamente dal punto di vista fisico viene messa in parallelo con la separazione iniziale dai bisogni fisici, quindi dalla sofferenza e dal piacere contemporaneamente. Qui ritorna il concetto di separazione dal samsara, ma dal punto di vista scientifico e in visione di quello che sarà il futuro, l'idea è quella di eliminare sostanzialmente tutto il tessuto adiposo dal corpo del monaco, che sarà sostanzialmente preda degli insetti e dei batteri che potranno intaccarlo, e quindi andare a far fallire la ricerca del raggiungimento della condizione di Soku Shimbutsu, cioè di Buddha nel proprio stesso corpo.
La seconda fase, che ha sempre più o meno la durata di 1000 giorni, è una forte evoluzione, praticamente una versione ancora più stretta di quella che è la prima parte, cioè la dietra diventa ancora più stringente. Sostanzialmente il monaco incomincia a nutrirsi principalmente di corteccia e di radici e nulla più. Quindi anche tutte le bacche, tutto ciò che può essere più nutritivo, più nutriente, che è possibile trovare all'interno del bosco, viene sostanzialmente eliminato e c'è una sequenza continuativa di meditazione, cura del proprio corpo e bagni in acqua gelida, quindi in continua sequenza, oltre a quella che nel Nyujo, cioè quindi all'interno di questo percorso, è una dieta che si fa incredibilmente stringente. A questo punto il monaco dalle zone boscose tenderà a spostarsi all'interno di quella che è la palude fondamentale, in cui andrà sostanzialmente a medicare il proprio corpo ancora con abluzioni, ma sostanzialmente tenderà a non riuscire a trovare praticamente più niente da mangiare se non qualche radice. La palude, in particolare nella prefettura sempre di Yamagata, è la palude Senninzawa, in cui storicamente si recavano i monaci per trovare una condizione di totale isolamento. Vedete che c'è sicuramente dell'acqua, ci sono dei boschi alle spalle e c'è quello che è l'elemento fondamentale all'interno del passo, diciamo del secondo passo all'interno della seconda porzione della nostra, del nostro processo di mummificazione vivente, che è un passo decisamente importantissimo, cioè il monaco incomincerà a evitare di ingerire anche acqua, cioè incomincerà sostanzialmente a bere soltanto un infuso che verrà fatto con la linfa di un albero che viene normalmente chiamato Urushi, anche se Urushi è il nome che viene sostanzialmente dato a quella lacca che viene utilizzata in tutti i manufatti giapponesi e che viene estratta da questa pianta che si chiama Toxicodendrum verniciflum, che è sostanzialmente una pianta delle anacardacee, quindi una pianta che ha delle parentele con le piante degli anacardi, e quasi tutte queste piante producono una resina che è particolarmente irritante, se non addirittura potentemente capace di provocare delle reazioni allergiche, che in realtà è diffusa in tutto il mondo, è diffusa sia nel Giappone che in Cina che in Nord America in formati differenti. In particolare in Nord America è diffusa nel suo formato di edera velenosa. Come vedete qua c'è la raccolta di quella che è la resina dell'urushi, che verrà utilizzata praticamente per andare a laccare i principali manufatti, che possono essere scodelle piuttosto che qualsiasi tipo di elemento di utensile utile alla lavorazione. È una lavorazione tipica del Giappone andare a laccare con l'urushi praticamente l'oggettistica che viene utilizzata in casa, così come utilizzata al mercato per la vendita, e viene utilizzata praticamente la linfa di questa pianta qua, della Toxicodendron verniciflum, che appunto ha diverse parentele con alcune edere velenose che esistono anche in Nord America. Qui ci sono altri esempi di raccolta di questa resina, ma la cosa che ci interessa di più, al di là del fatto che questa pianta sia una pianta estremamente famosa ed estremamente utile all'interno di quello che è l'artigianato giapponese per la laccatura degli oggetti, ovviamente a noi interessa il fatto che nella parte finale praticamente della seconda dei secondi 1000 giorni del processo di Soku Shimbutsu, il monaco si nutrirà praticamente di nulla e incomincerà a bere un infuso fatto con la resina di questo albero, che lo porterà a perdere ulteriori quantità di acqua a causa del fatto che purtroppo sarà portato a rimettere praticamente in maniera eccezionale e ad avere degli effetti di essudorazione incredibile
e di perdere sostanzialmente, oltre tutto al grasso che aveva già perso, anche la maggior parte dell'acqua che ha nel corpo. Ma la cosa più incredibile, la cosa più interessante, da un certo punto di vista più grottesca se vogliamo dire, pur non perdendo il rispetto per quella che è una pratica estremamente mistica, che cosa succede? Che l'acquisizione per circa 500-600 giorni di questo tè, quindi il bere continuativamente questa tisana, questo infuso, chiamiamolo come vogliamo, questo tè fatto con la resina dell'urushi, renderà il suo corpo tossico per tutti gli insetti, le larve, i microorganismi che sarebbero naturalmente spinti a cibarsi del corpo del monaco nel momento in cui si metterà nella condizione di mettersi nella meditazione finale per diventare effettivamente una mummia vivente. Non va dimenticato, come vi ho annunciato prima, che in realtà nella zona del Dewa Sanzan, quindi nella zona sacra dei tre picchi del buddismo Shingon, le acque sono incredibilmente piene di arsenico, che è un veleno evidentemente, ma che viene utilizzato e veniva utilizzato anche largamente all'interno della mummificazione di mummie rituali, per esempio in Egitto, e non soltanto. In maniera errata si è pensato a lungo che venisse utilizzato il bitume per creare le mummie egiziane e che quello fosse il risultato effettivamente della apparenza estremamente scura di quelle che sono le mummie egiziane, quanto invece il trattamento con acqua e arsenico in quantità elevate e non solo produce un iscuriamento oltre che un ispessimento della pelle. E questo è quello che sostanzialmente i monaci invece all'interno del processo di Soku Shimbutsu fanno a se stessi, continuando a ingerire questa bevanda e sostanzialmente portandola in circolo in tutti i pochi tessuti rimasti non adiposi all'interno del proprio corpo, addirittura penetrando all'interno di tutti i tessuti muscolari del corpo del monaco. Sostanzialmente farà in modo di diventare un repellente umano per insetti e anche per l'attacco batteriologico dopo la morte, quindi qualcosa di incredibile. Praticamente finite queste due fasi che lo porteranno in una condizione di magrezza estrema, in una condizione anche mentale estrema, e quindi dopo aver ingerito quest'acqua piena di arsenico nelle zone del Dewa Sanzan, così come dopo aver smesso di bere acqua, il consumare questa bevanda a base di urushi, quindi di lacca, effettivamente una bevanda a base di resina della lacca per laccature artigianali giapponese, lui sarà pronto a diventare uno Shoko Shimbutsu. Quindi in questo caso sarà in grado di recarsi dai monaci che lo attendono effettivamente per l'ultima fase rituale, che è la fase più diciamo dal punto di vista della sofferenza non è probabilmente la più estrema, ma che va a inserire nel processo della mummificazione l'isolamento totale, quindi il vero e proprio distacco dal mondo di tutte quelle che sono le provocazioni della materialità. Quindi che cosa succederà? Sostanzialmente si siederà all'interno di una cripta strettissima, che tendenzialmente è in grado di contenere solo ed esclusivamente il suo corpo, praticamente senza possibilità di movimento. Si siederà nella posizione del loto e in questa cripta a bassissimo contenuto di ossigeno gli verrà data praticamente semplicemente una piccola cannuccia di bambù e una campana rituale, e lui verrà richiuso all'interno di questa cripta per gli ultimi 1000 giorni o 800, dipende da quelle che sono state la lunghezza effettiva
delle prime due fasi, anche se ritualmente si parla di mille, verrà richiuso all'interno con una carenza di ossigeno importante, in grado di respirare semplicemente con una cannetta di bambù attraverso quella che è la chiusura di questa cripta, che tendenzialmente può essere una cripta di tipo sferico piuttosto che quadrato, così come lo sarà la porta di chiusura, ma in relazione anche alla foto che vi ho fatto vedere prima per quanto concerne il Monaco Kukai, poteva nel passato essere anche un vero e proprio scavo nel terreno che veniva chiuso dall'alto, e attraverso lo stesso il monaco avrebbe respirato sempre con la propria cannuccia di bambù e con la campana. La campana ovviamente servirà a fare sentire giorno per giorno che il monaco è ancora vivo, quindi giorno per giorno lui farà in modo di al minimo trasparire di un pochettino di luce attraverso la pietra di chiusura, lui farà in modo di suonare questa campanella per avvertire tutti i fratelli all'esterno che è ancora in vita e che quindi è ancora in grado di respirare e di stare a meditare, quindi di continuare la sua samadhi, di continuare a meditare in maniera estremamente profonda fino al raggiungimento della condizione definitiva di distacco dal mondo materiale, che ovviamente viene chiamata morte. I monaci rimangono in preghiera anche essi stessi e vegliano su questo processo fin tanto che la campanella non verrà più sentita, o comunque fino al raggiungimento dei 1000 giorni rituali. Nel momento in cui saranno passati tutti i 1000 giorni rituali, a quel punto la cripta verrà aperta e si verificherà la condizione del corpo del monaco. Se le condizioni sono quelle, per esempio, rappresentate da questa altra foto che vi faccio vedere, piuttosto che qualche altra rappresentazione di monaci che sono presenti all'interno del tempio nella prefettura di Yamagata piuttosto che in Corea, perché esistono anche delle prove di Soku Shimbutsu in Corea, è stata un processo piuttosto diffuso all'interno del buddismo Shingon. Se il corpo si presenterà in questa maniera, quindi in nessun modo intaccato da agenti di tipo batterico piuttosto che da larve, insetti, eccetera, il monaco verrà sostanzialmente decretato un Buddha nel proprio stesso corpo immediatamente, e quindi viene venerato con un concetto di santità che ovviamente non ha niente a che fare con la santità relativa a quelle che sono le religioni abramitiche, ma che rappresenta una prova di dedizione dal punto di vista dell'apprendimento buddista, e ovviamente anche una prova di distacco totale dal processo del samsara e di penetrazione all'interno dell'illuminazione immediata attraverso questo processo che dura quasi 10 anni. Nel caso in cui, purtroppo, nella maggior parte dei casi, in realtà il processo non sia andato completamente a buon fine e il corpo abbia ancora dei segni di attaccamento da parte di insetti, eccetera, viene considerata sostanzialmente una prova di raggiungimento dell'illuminazione nel proprio stesso corpo non efficace, quindi sostanzialmente viene interpretata dal punto di vista mistico, viene interpretata effettivamente come un'incapacità di staccarsi dal processo del samsara, e viene sostanzialmente evitata la dichiarazione e quindi il trasporto della salma o di quella che è la mummia all'interno dei templi rituali, per quanto in ogni caso la cripta verrà richiusa e lasciata sostanzialmente lì nel tempo per ricordare che c'è stato comunque un monaco in grado di affrontare
quello che effettivamente fra le montagne di Dewa e nella prefettura, insomma, dell'acqua dell'arsenico, fra le paludi, fra una alimentazione così stretta, le abluzioni in acqua gelata e tutto quello che è un processo di autoflagellazione, fra virgolette, rituale estremamente potente, è stato un monaco con una volontà ferrea, probabilmente più di qualsiasi altra persona esistente, quindi non viene venerato come un Buddha nel proprio stesso corpo, ma viene ovviamente rispettato in funzione di quello che ha portato a termine. Questo è un processo estremo, ovviamente, lo si capisce di per sé in funzione di come viene portato a termine, e tanto estremo che questa pratica è stata abolita nel 1879, precisamente dall'imperatore Meiji, che decretò praticamente illegale, come vi ho detto prima, qualsiasi forma di suicidio assistito, e lo fece in termini legali per poter attaccare anche quello che era il processo della pratica Shingon del buddista, cioè questa pratica del Soku Shimbutsu che, sebbene fosse a fini religiosi, sostanzialmente portava se stessi a un'autoflagellazione e poi infine alla morte come suicidio rituale. Per quanto in realtà nel 1879 questa pratica venne abolita, si ritrovano sicuramente, si è ritrovato l'ultimo cadavere, l'ultima mummia rituale di un monaco che si è sottoposto a Soku Shimbutsu nel 1903, ma in realtà ancora oggi, sebbene non sia evidentemente permesso legalmente, la possibilità e l'evidenza e in qualche maniera le parole, insomma, relative al fatto che questo tipo di procedura sia in Giappone ma soprattutto in Corea venga portata avanti ancora eccezionalmente da qualche monaco eccezionalmente avanti con l'età, non è assolutamente negata, per quanto ovviamente le informazioni non trapelino attraverso la rete a causa di questo divieto che ha assoluto carattere legale. Ovviamente che si creda o no a quello che è il processo della reincarnazione piuttosto che al processo del samsara, cioè la condizione in cui noi siamo inseriti, che è la condizione del piacere e della sofferenza a cui siamo legati assolutamente a causa della nostra incarnazione, è evidente che questo tipo di dedizione, questo tipo di processo è abbastanza inconcepibile in termini mondani e in termini mistici per quello che è l'approccio normalmente riconosciuto all'interno dell'Occidente, ma anche storico, ok, relativo a quelle che sono le pratiche di autoflagellazione. In realtà l'ascesi, anche se non così estrema, cioè non considerando un processo vero e proprio che va a creare delle mummie praticamente dei Buddha nel proprio stesso corpo e delle mummie automummificatesi, tra l'altro, ragazzi, andiamo a vedere un attimo, poi chiudo quella che è la diciamo il virgolettato qua, andiamo a vedere, ma la condizione effettivamente di eliminazione della massa grassa all'interno del corpo che viene creata grazie a questo processo è qualcosa di incredibile all'interno delle mummie che vengono riconosciute e ricordate. Come vedete, tra l'altro, è estremamente interessante il fatto che l'invecchiamento della pelle a causa prima dell'assunzione di grosse quantità di acqua con arsenico, che era acqua, insomma, estremamente ricca di arsenico, quella della zona delle tre cime del Dewa Sanzan e non solo in Giappone, vedete che va a creare praticamente un ispessimento, o meglio un iscurimento della pelle estremamente evidente, che può per certi aspetti essere facilmente paragonato a quello delle mummie egiziane, nonostante il fatto che i processi fossero estremamente differenti, e che soprattutto la cosa incredibile è che le mummie create con l'automummificazione del processo
Shingon del Soku Shimbutsu, sono mummie alle quali non è stata tolta tutta la parte degli organi interni, ok? Come normalmente veniva fatta all'interno del processo della mummificazione egizia, almeno a quello che viene raccontato, a quello che si pensa di aver scoperto sul processo di mummificazione egizia. E non soltanto, anche babilonese e anche in alcuni casi del processo che viene praticamente portato a termine sui corpi dei guerrieri particolarmente abili, piuttosto che dei nemici all'interno di quelle che sono le tribù di autoctoni della foresta amazzonica, per esempio. Tra l'altro potrei fare una bella puntata su quelle che sono le creazioni delle cosiddette teste rimpicciolite, che hanno un processo, ragazzi, incredibile, che veniva in realtà considerato come un processo, come una un debito pagamento di rispetto nei confronti di un nemico. Cioè, questo è un argomento effettivamente interessante. Fatemi sapere magari dai messaggi se vi può interessare questo tipo di contenuto, perché le teste rimpicciolite del Sud America sono un altro elemento rituale veramente incredibile, e anche solamente dal punto di vista tecnico c'è da farci veramente una puntata. Quindi fatemi sapere se vi può interessare. Per chiudere la puntata di questa sera, volevo fare anche qualche cenno su quello che è l'ascetismo in generale, per fare una differenza rituale fondamentale con quello che è l'ambiente buddista, o addirittura l'ambiente forse più estremo del buddismo, che è quello del jainismo, che è una delle correnti filosofico-spirituali che si ritrovano in Oriente, che probabilmente è uno dei padri, okay, del buddismo moderno, delle varie branche del buddismo moderno. In realtà l'ascetismo non è ovviamente un concetto nuovo, è un concetto estremamente antico, tant'è vero che deriva dal termine del greco antico che significa esercizio, allenamento, mettere alla prova se stessi per ottenere un avvicinamento in alcuni casi alla sostanza di Dio, o in alcuni casi semplicemente un allontanamento da quello che è il processo della sofferenza, e quindi dell'integrazione dell'uomo all'interno dello sviluppo di una materialità. Questo ha un posizionamento che può essere contemporaneamente sia religioso che filosofico, intellettuale, quindi non si deve pensare che abbia semplicemente una base dal punto di vista spirituale. Tant'è vero che, per esempio, Socrate, uno dei padri della filosofia, si diceva fosse una persona estremamente resistente ed estremamente con uno stoicismo che avversava sostanzialmente tutto ciò che erano le condizioni che si proponevano contro al proprio autocontrollo, perché considerava essere una mancanza di autocontrollo, e quindi una fonte primaria di ascesi, una impossibilità di raggiungere un livello di pensiero filosofico relativo a quella che era la realtà in cui siamo inseriti. Anche Platone, che forse è quello più vicino in termini, diciamo, culturali al concetto della media via orientale, in particolare del Buddha, di Gautama Buddha, è quello di una vita semplice sostanzialmente, non una vita non ricca, in armonia con quelle che sono le principali necessità della natura, ma non un ritorno a scusate, una civiltà primitiva, più che altro la purificazione da ogni eccesso, sostanzialmente un porsi all'interno di quella che è la via Pali, la via che verrà appunto sviluppata da Gautama Buddha e indicata come la via migliore fra la mortificazione del corpo da una parte, che sembra avere sempre una tendenza alla come dire, al grottesco, piuttosto che alla ricerca di una gratificazione da parte degli dei, e dall'altra parte invece da quelli che sono gli eccessi. Quindi sostanzialmente una via di mezzo che abbiamo già in Platone, ma che avremo anche in quello che è l'ascetismo buddista, tipico della via di Gautama Buddha, e per certi aspetti anche, per esempio, del Mahatma Gandhi, anche se ci sono ovviamente dei distacchi in termini induisti anche nell'utilizzo eventualmente e nella manipolazione di questo
tipo di atteggiamento per quanto concerne dei risultati anche politico-sociali che non sono ovviamente il nostro argomento di questa sera. Nel giudaismo e nel cristianesimo il digiuno, il distacco e l'ascetismo spesso in qualche maniera venivano considerati come un'opera che doveva raggiungere dei risultati di ringraziamento e quindi in qualche maniera dei meriti che venivano conseguiti e anche richiesti, quindi la speranza di essere ricompensati dalla divinità, che evidentemente capite che è una cosa completamente diversa da quello che è il concetto del distacco personale dal samsara e quindi dalla sofferenza, dal materialismo, dalla necessità di raggiungere un'unione con l'uno, ok? Che è poi sostanzialmente quello che diventa tanti all'interno dell'universo. Quindi sia filosoficamente che spiritualmente abbiamo un concetto decisamente diverso. Non si può fare ovviamente una storia dell'ascetismo in generale, questo tipo però di estremizzazione dell'ascetismo in termini di ricerca di una compensazione o dei vantaggi diventa evidentemente estremizzato all'interno di quella che è la vita monacale occidentale per quanto concerne tutti i gruppi relativi a quelli che sono insomma San Francesco piuttosto che i Benedettini, piuttosto che tutti i gruppi monacali che in particolare durante evidentemente il periodo delle cosiddette eresie o dell'Inquisizione diventavano estremi, alcuni per finirci anche sul rogo perché tentavano di dire anche insomma al Papa e agli altri che avrebbero dovuto essere un pochettino più moderati ed eventualmente anche un pochettino poveri. Esistono praticamente, non esistono dei termini, non esistono neanche dei termini nei padri della Chiesa piuttosto che nel Nuovo Testamento, ma esistono degli esempi anche nei Vangeli, così come esiste per esempio il tipico esempio di Gesù, che forse da questo punto di vista noi dobbiamo qualificare esattamente come una persona, non si sa se storicamente sovrapposta a Buddha, ma sicuramente molto vicina, perché la sua pratica di ascetismo praticamente prevede un rifiuto dell'ascetismo ostentato appunto per la ricerca di una gratificazione dal proprio Dio, un rifiuto evidentemente indicato perfino nei Vangeli che sono ufficialmente rappresentati all'interno della storia della Chiesa, per non parlare di tutti quei Vangeli apocrifi che sono ovviamente stati ufficialmente cancellati perché chissà quante cose interessanti contengono che la Chiesa non ci vuole far leggere. Sicuramente il distacco di Gesù dagli eccessi sembra essere più un distacco che si allontana appunto per esempio da quello che è l'edonismo di Adamo con la cacciata dal paradiso, ma anche la ricerca di una via di mezzo, no? Che è un po' quella di Buddha, che pur avendo vissuto una prima parte estrema di estremo ascetismo molto molto rigoroso, lo abbandonò nel momento in cui sostanzialmente vide in quello una forma di orgoglio, e quindi sostanzialmente la ricerca della via di mezzo, come ho detto prima, tra l'estremo ascetismo e la consapevolezza del fatto che non è un vero problema avere i beni materiali, ma è il modo in cui ci si rapporta con essi, porta a quella che è la via di mezzo, ovvero la Majjhima Patipada, la via Pali, ok, di Gautama Buddha, che forse è quella più vicina ovviamente a quelli che sono i monaci di oggi, indipendentemente da quella che è l'estrazione, e forse anche più vicina ad alcuni gesti più bilanciati, ecco, dell'ascetismo. Più vicina agli gesti estremi, anche con la mortificazione del corpo, è il jainismo, invece, come dicevamo, uno dei padri del buddismo, che prevede addirittura un utilizo dell'astensione da quello che è il cibo, con regole estremamente severe, il piacere in generale, il digiuno estremamente, cioè il digiuno estremizzato, la non violenza portata a tutte le forme di vita. Quindi sostanzialmente bisogna anche stare attenti a dove si cammina per non calpestare delle formiche piuttosto che teoricamente degli insetti quasi invisibili. Queste sono evidentemente degli estremi portati alla necessità di non continuare all'interno di un karma negativo e quindi di non ritrovarsi più a lungo nel samsara, al di là di poter eventualmente intraprendere delle vie così estreme come il nostro Soku Shimbutsu, che è evidentemente una via che probabilmente
probabilmente non così vicina al Buddha in termini indiani, proprio perché il Buddha predicava la necessità di non martoriare il corpo e di non distruggere il corpo, perché il corpo è la via attraverso il samsara, attraverso il quale noi possiamo sperimentare la possibilità di raggiungere una efficacia filosofica e spirituale che ci faccia capire effettivamente la necessità di un altro tipo di ricerca. Quindi martoriarlo e distruggerlo per il Buddha, secondo la via Pali, era qualcosa fra virgolette di nocivo. Sebbene invece le passioni del jainismo, come la rabbia, l'orgoglio, la delusione, l'avidità, evidentemente vengano considerate assolutamente delle forme da evitare, e forse anche queste si in qualche maniera si allontanano da quella che è la forma estrema di questo passaggio giapponese del Soku Shimbutsu, cioè della mummificazione rituale del Buddha nel proprio stesso corpo, che sembrerebbe avere una forma di ascetismo in qualche maniera materialista, quindi in qualche maniera ancora parzialmente legato proprio alla necessità di controllare il corpo, visto e considerato che si vuole raggiungere un buddismo, una condizione di Buddha, pur mantenendo una forma materiale. Quindi sembrerebbe essere una forma di contraddizione. Ovviamente non dobbiamo fare una puntata, quindi adesso mi fermo sulla storia del buddismo o quant'altro, però sicuramente questa è una delle parti che rappresenta probabilmente una delle grandi differenze, delle grandi separazioni fra le forme del buddismo giapponese e anche addirittura di altre forme del buddismo giapponese, del cosiddetto buddismo giapponese di tipo piramidale, che molto si discostano da quelle che sono gli elementi filosofico-spirituali originari. Ragazzi, quindi questa sera puntata che, insomma, siamo andati un pochettino al di là, ma sapete che non riesco in realtà a fermarmi senza fare anche qualche altra considerazione accessoria. Spero che la puntata vi sia piaciuta, perché a me ha veramente appassionato molto andare ad approfondire questo tipo di processo, che è un processo unico al mondo, veramente. E vi richiamo ancora una volta a farmi sapere via mail, piuttosto che sul canale, come volete, in ogni caso su Telegram, mi raccomando, iscrivetevi anche al canale Telegram per le news, per l'arte, eccetera, perché non dimentichiamo che, come vedete attorno a me, in realtà io faccio lo scrittore e il pittore principalmente, e questo, sebbene sia bellissimo stare con voi, è una passione principalmente. Quindi se volete andate a curiosare anche fra le mie opere su Instagram, che in molti casi sono legati anche ad alcune cose di quelle che tratto, in altri casi invece si allargano molto di più, e venite a trovarmi anche su Telegram, è sempre quello, Crack Apart il canale, Crack Apart Lab in realtà in questo caso, per potermi venire a trovare, unirvi, a commentare, eccetera, ad avere tutte le news, e poi anche magari degli aspetti di letteratura piuttosto che di musica, per stare assieme e per dirmi anche la vostra su qualche altra puntata plausibile. Per esempio adesso durante questa puntata mi è venuta in mente quella sulla su quelle che sono le teste rituali, cioè il rimpicciolimento delle teste in Sud America, quindi le cosiddette zanzas, quindi le teste rimpicciolite a scopo rituale, soprattutto dei nemici incontrati in battaglia. Quindi questo potrebbe essere un'altra importante puntata. Fatemi sapere, in questo caso il sondaggio è a senso unico e aspetto eventualmente le vostre considerazioni, come qualsiasi altro tipo di suggerimento. Per questa sera abbiamo finito con la automumificazione rituale chiamata Soku Shimbutsu all'interno del buddismo Shingon giapponese e non solo. Io vi richiamo ovviamente a mettere un like e ad unirvi al canale, così come agli altri canali di interazione Crack Apart, se vi è piaciuto quello che vi ho presentato, e vi rimando ovviamente innanzitutto martedì prossimo con una puntata a sorpresa di Cinepatia, il cinema che proprio non si può non vedere, e probabilmente questo weekend caricherò
una puntata di quelle della prima stagione della Botteguccia dei Sigilli per aggiungere qualcosa di più da vedere. Non mi ricordo, mi sembra che fosse arrivato a ricaricare l'ottava, ecco, qualcosa del genere. Ricaricherò anche una puntata di quelle nel weekend per aggiungere del contenuto in più che al momento sarebbe presente semplicemente in playlist come riferimento. Vi saluto. Vi ringrazio. Un bacio dal Teo Crack Apart con la mummificazione rituale. Ci vediamo prima di tutto martedì con Cinepatia e con tutto il resto dei contenuti di Crack Apart YouTube. Grazie mille per essere stati con me. Ciao ciao.